Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eccellenza Reverendissima, Padre Vescovo Luigi, con tutta la comunità del santuario e della parrocchia la salutiamo e saluto anche voi, confratelli, presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, prima di tutto il popolo santo di Dio oggi in cammino verso questa casa di Maria. Desidero salutare il signor Sindaco e l'amministrazione comunale di Mascalucia per l'apporto sempre determinante alla riuscita di questa celebrazione. I signori sindaci di Nicolosi, Belpasso, l'onorevole Luca San Martino. Un grazie alle autorità civili e militari qui presenti, in modo particolare la tenenza dei carabinieri di Mascalucia, il comando dei vigili urbani, ma anche le altre forze dell'ordine che ci hanno sostenuto. Vogliamo ringraziare i volontari che rendono più sicuro il nostro raduno, la Protezione Civile, la Croce Rossa di Mascalucia, la Misericordia di Catania, l'Unità Alsi. L'Ufficio Scolastico Comunicazioni per quest'anno aveva previsto due punti, dentro e fuori, quindi grazie doppiamente. Questo pellegrinaggio, oltre che nel contesto del cammino sinodale, si connota anche per il contesto giubilare che stiamo vivendo nella ricorrenza dei 100 anni di riconoscimento canonico del ben più vetusto carisma di santuario della Chiesa di Catania, che cadrà il primo di agosto e il mezzo millennio dei simulacri gaggineschi. Nel messaggio trasmessoci, lei ci ha inviato a rivolgere lo sguardo su Maria, anche partendo dai simulacri monpilerini, e cogliendone i tratti maturati, evidenziati nella riflessione condotta dal Concilio Vaticano II, lei ci ha invitato a vivere una gioia vera e fruttuosa, che si manifesta in un rinnovato amore per la giustizia e per la costruzione del bene comune. La storia di questa umile ed alta cittadella di Monpileri Mariana, come ogni passaggio di Dio eterno nel tempo dell'uomo, è in continuo divenire e i segni di questo sono sotto gli occhi di tutti, coloro che guardano con fede e amore a Maria anche in questo santuario. E lei, Padre Vescovo nostro Luigi, prima che si compissero i 100 anni dal decreto del Cardinale Nava, ha voluto approvare la messa propria della Beata Vergine Maria di Monpileri, dando compimento ad un cammino iniziato più di 10 anni fa col Vescovo Salvatore e così confermando la Chiesa di Catania e i pellegrini nella consapevolezza che l'evento mariano di Monpileri è sintesi, icona, simbolo della storia di Dio con l'uomo e in quanto tale è mistero, risonanza, incarnazione della Pasqua del Signore e può contribuire a dare forma e nutrimento all'esperienza del discepolato di Gesù in tutti i pellegrini che provengono spontaneamente da ogni dove e nella specifica identità culturale e spirituale delle genti dell'Etna e di questa chiesa di Catania. Gioisci, esulta figlia di Sion, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Grazie Padre Vescovo. Grazie carissimo Padre Alfio, a te, a tutta la comunità, fraternità Nostra Signora della Sciara, a tutti i collaboratori che hanno permesso con naturalmente l'indispensabile presenza delle forze dell'ordine e di coloro che il Comune di Mascalucia ci ha messo a disposizione di poterci incontrare in questo che non è un semplice pellegrinaggio di devozione, ma è un momento di chiesa, un momento in cui tutte le parrocchie dovrebbero essere presenti perché è punto d'arrivo di un cammino che abbiamo iniziato proprio qui con la presentazione della lettera pastorale lo scorso settembre. Saluto anch'io i sindaci qui presenti, sindaco di Mascalucia, il sindaco di Belpasso, il sindaco di Nicolosi e lei, onorevole San Martino, che è chiamato a prendersi cura della nostra regione, soprattutto di un territorio che ha una grande vocazione, quella agricola. Cari fratelli e sorelle, attorno all'altare portiamo tutto noi stessi, la nostra gioia, la fatica del nostro cammino, ma portiamo anche il carico dei nostri peccati che vogliamo deporre davanti al Signore chiedendo umilmente perdono delle nostre colpe. Pietà di noi, Signore.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Padre di misericordia, che nel battesimo hai impresso in noi l'immagine del tuo Figlio, per la materna intercessione della Beata Vergine Maria di Montpilieri, dona a quanti sono nella tribolazione di elevare lo sguardo alle realtà celesti, meta ultima del nostro pellegrinaggio terreno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Parola di Dio. Pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Sei tu, Maria, la terra nuova, in cui fiorisce la speranza. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Sei tua, Maria, la terra nuova, in cui fiorisce la speranza. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Sei tua, Maria, la terra nuova, in cui fiorisce la speranza. Dice ai servi, fate quello che lui vi dirà. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Alleluia. Carissimi fratelli e sorelle, carissimi fratelli presbiteri, diaconi, religiose, religiosi, a settembre, in questo luogo mariano, iniziavamo l'anno pastorale con un'assemblea nella quale era stata intronizzata la parola di Dio e con la presentazione della lettera pastorale e del cammino che avremmo percorso giorno dopo giorno, nel ritmo dei tempi liturgici, per vivere il secondo anno del cammino sinodale. Ci siamo posti in quest'anno alla scuola della parola di Dio, che ai discepoli ha insegnato a scegliere la parte migliore, quella dell'ascolto, come a Maria di Betania. E mi ha fatto molto piacere vedere in tutte le vostre comunità parrocchiali quel pannello che richiamava il comune cammino, un segno certo, ma un segno che dobbiamo imparare a fare nostro, perché noi non siamo individualità messe accanto, noi siamo Chiesa. Tra qualche settimana, da allora, l'impegno dei cantieri di Betania si è realizzato nei vari modi, nelle comunità parrocchiali e nelle associazioni, nei luoghi di vita dove i cristiani vivono testimoniando il Vangelo o dove sono più ai margini ma in cui non si è spento il fuoco dello Spirito. Tra qualche settimana avremo la sintesi delle relazioni e ringrazio i referenti diocesani Dolores Doria e Marco Pappalardo, nonché tutta l'equipe sinodale per l'opera che sta svolgendo. Attendo queste relazioni e ringrazio per chi ha lavorato sodo e con verità, anzi le attende tutta la comunità diocesana, perché esse non sono una specie di resoconto da presentare ad un ispettore, ma l'ascolto di una famiglia che le presenta al padre e le condivide con i fratelli. Attendo queste relazioni e ringrazio chi ha fatto cantieri in luoghi verso i quali avevamo un debito di ascolto, cioè persone che non abbiamo ascoltato mai. Penso in particolare alla relazione che mi è giunta anche da un luogo dove uomini e donne stanno facendo i conti con verità scomode della loro vita,
il carcere. C'è stato anche un cantiere sinodale in carcere. Possiamo dire al termine di questo anno pastorale: beati coloro che hanno vissuto l'ascolto della parola e dei fratelli. Non sono tra loro contraddittori l'ascolto di Dio e quello dei fratelli. Tante volte abbiamo diviso la nostra vita: da una parte l'ascolto di Dio, da una parte l'ascolto degli altri. No, quando si apre l'orecchio all'ascolto orante della parola e non ad una fredda esegesi dei testi, allora si diventa più capaci di mettersi in ascolto degli altri. Si riesce a superare la durezza del nostro cuore, la nostra caparbietà, e si diventa semplicemente fratelli nel Signore. Beati noi se abbiamo vissuto questo duplice ascolto. Oggi abbiamo ancora una volta aperto l'orecchio del cuore alla parola, a quel brano delle nozze di Cana che dà inizio ai segni di salvezza del Signore. Oggi l'ascolto di Dio ci è rivolto dalla madre di Gesù, che a Cana ha detto ai servi: fate qualunque cosa vi dirà. E anzitutto un invito ad agire. L'ascolto del Signore non ci fa cadere in una vita spirituale, in un cristianesimo disincarnati. Non ci fa stare al balcone a guardare cosa fa l'altra parrocchia. Pare che oggi molti parroci siano rimasti a balcone e mi dispiace molto, perché questo non è cammino di chiesa. Ecco, non ci fa stare al balcone a guardare come va a finire la storia di queste nozze a cui manca il vino. Noi abbiamo ascoltato, ma il nostro tormento è che non possiamo restare solo a guardare tante cose che nella vita cristiana hanno invece bisogno di rinnovamento e di riforma. Nel torpore di una vita cristiana tranquilla e che non vuole cambiare nulla, irrompe la voce di Maria, potente come un tuono, che ci fa svegliare e dice: fate qualunque cosa vi dirà. Non è un fare qualunque quello della Chiesa, iniziativi, sagre, eventi. A volte diventa ridurre persino la cosa più sacra, la liturgia, al sapore del fare e non del celebrare il Signore, del celebrare noi stessi, del celebrare i sacramenti delle persone che ci hanno scelto non perché hanno voluto una comunità, ma perché hanno voluto solo una festa più sontuosa, con un catechismo forse abbreviato. Il nostro fare è la missione della Chiesa. Durante l'assemblea della CEI, a noi vescovi e ai delegati diocesani del cammino sinodale, è stato consegnato un testo scritto da Monsignor Castellucci, vicepresidente della Conferenza dei Vescovi, che tra l'altro ci ha detto: è importante cominciare dai problemi interni, ma dall'orizzonte, non dai problemi interni, ma dall'orizzonte della missione. Tenerlo sempre vivo significa evitare il ripiegamento e la chiusura. La Chiesa esiste per l'annuncio e non per se stessa. La ricerca di una comunione interna senza l'orizzonte missionario rischia di trasformarsi in un esercizio cosmetico di semplice suddivisione di spazi, ruoli e competenze. Così il vicepresidente della CEI, Monsignor Castellucci. Perché chi vuole la missione e parla tanto di comunione, o parla di comunione e non vuole la missione, si riduce a non vivere più neppure la comunione. Per la nostra Chiesa di Catania la missione è un impegno urgente e adesso dobbiamo guardare, senza attardarci su ciò che manca sulle nostre mense povere di vino come a Cana, perché, ecco, a volte sono povere di comunione, di testimonianza, a volte anche il coraggio di vivere la nostra vocazione con autenticità ci manca. Quel fate, qualunque cosa vi dirà,
oggi ci viene riconsegnato da Maria perché ciascuno di noi si chieda qual è la missione da condividere con gli altri. L'ascolto diventa obbedienza. È il secondo brano di questo passaggio, di questo brano di Cana. Non è l'obbedienza dei militari intruppati, è la convinzione che io sto obbedendo al Signore e che se sto nella Chiesa, cammino nella Chiesa. È propria di chi ama, quella di chi Gesù ha presentato in questo modo. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Così dice il Signore. Infatti il racconto di Cana ci presenta i servi. La traduzione latina della Vulgata ha tradotto servi, una parola greca che è molto più ricca ed evocativa, diaconoi, i diaconi, come coloro che dopo le parole di Maria e la richiesta di Gesù di riempire di acqua le giare obbediscono. Altro essere servo, altro essere diacono. Il servo è una persona costretta, non libera. Il diacono è una persona generosa e convinta. E noi siamo diaconi, non servi. Le riempiono fino all'orlo, attingono l'acqua e la portano al maestro di tavola. Le riempiono fino all'orlo, cioè non sono negligenti. Il Signore trasforma l'acqua in vino, ma non pochi litri che magari i servi con pigrizia hanno attinto al pozzo. Hanno lavorato con impegno per riempirla il più possibile. Miei cari, a volte temo che non abbiamo tutto questo desiderio di riempire fino all'orlo le giare del nostro impegno. Le lasciamo a metà. Quando vedo che si fanno sconti sul modo di preparare i sacramenti, quando vedo chiese aperte in orari da ufficio, oratori abbandonati all'incuria, dove cresce ormai da anni solo erba, divenuti depositi di rottami, mentre i nostri ragazzi richiedono cura, allora ho l'impressione che non stiamo riempiendo le giare fino all'orlo, ma stiamo mettendo l'acqua con il contagocce. Per questo l'acqua non riesce a dissetare la sete di Dio che c'è nel mondo, per colpa nostra. Forse temo oggi ci sia un deficit di impegno e ci siamo accontentati di riempire l'acqua solo a metà di quelle giare. Forse sarà accaduto perché non abbiamo fatto squadra. Alcuni giorni fa, guardando in televisione i giovani che hanno aiutato a svuotare d'acqua le case e le cantine in Emilia-Romagna, ho visto come lavoravano a catena, passandosi secchi e collaborando tutti insieme. A volte ci manca questa catena di solidarietà, che per noi ha il nome più nobile di comunione. E non si passa un secchio d'acqua, ma la fraternità, il desiderio di camminare insieme, e si fa vicino agli altri, evitando di essere ostacolo alla missione della Chiesa, che è unica, e non quanti siamo noi, parrocchia, associazione, come dicevano i latini, tot capita, tot sentenzie. No, la Chiesa ha un solo capo, che è Gesù Cristo, e una sola sentenza, che non è una sentenza, è il Vangelo. I servi ci insegnano che obbedire alla parola del Signore è sinonimo di amore e che non si può amare il Signore senza porgere la mano al fratello. Infine, c'è un gesto che richiede coraggio. I servi sono così pronti all'ascolto che prendono l'acqua e la portano al maestro di tavola. È il gesto più insensato razionalmente. Hanno riempito d'acqua e che portano al maestro di tavola? Un bicchiere d'acqua? Avrebbero rischiato il ridicolo se gli avessero portato solo un bicchiere d'acqua. Invece si fidano che il Signore sta facendo qualcosa di nuovo.
e forse qualche selvo si sarà tirato indietro, sarà tornato in cucina per non fare brutta figura perché non aveva fede. Ma poi c'è stato chi ha osato fidarsi di Dio, ha preso il bicchiere, l'ha riempito a quell'orcio e si è accorto che era diventato vino. Il segno si è compiuto tra le sue mani di credente. Io immagino che l'acqua si sarà trasformata in vino nel momento in cui la fede richiedeva la prova del maestro di tavola tra le mani del servo. Miei cari, la nostra missione di Chiesa ha bisogno di fede e di comunione. Sono la filigrana che troveremo certamente nelle relazioni che ci verranno consegnate. Fede nel Signore e comunione, che non è fare ognuno come gli pare, come diceva il mafioso del giorno della civetta. Ve lo ripeto sempre, come ve l'ho detto il giorno in cui sono arrivato. Miei cari, è tempo di ascoltare e di iniziare un cammino di discernimento su come rinnovare la vita delle nostre comunità affinché siano missionarie e camminino nella comunione. Ci è lecito solo agire camminando insieme, operando scelte che ci permettano di annunciare il Vangelo con verità e senza escludere nessuno. Che il Signore trovi nelle nostre comunità dei servi pronti all'ascolto. Che il Signore, per intercessione di Maria, ci dia il coraggio di iniziare la seconda tappa del cammino sinodale, quella sapienziale, nella quale vogliamo semplicemente essere quei servi che obbediscono per fede e con amore. Il mondo ha bisogno di quell'acqua trasformata in vino e noi non possiamo dargliela solo se saremo obbedienti, capaci di agire e servi. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore perché ci faccia sempre più conoscere il mistero di Maria nella storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere della sua protezione. Diciamo insieme, per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa sposa di Cristo, perché per intercessione di Maria viva il rendimento di grazie e sia sempre più fonte di comunione, carità e missione per contribuire ogni giorno all'edificazione del Regno di Dio. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per il Papa e i Vescovi, perché la presenza e la preghiera di Maria comunichi loro nuove energie per la diffusione del Vangelo. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per la nostra Arcidiocesi di Catania, che a conclusione del mese di maggio sente sempre forte il desiderio di riunirsi in preghiera di ringraziamento ai piedi della Madonna di Monpileri, perché forte della collaborazione e dell'impegno di tutti, sia sempre più vicina alla gente e sull'esempio di Cristo incontri gli uomini proprio dove vivono, lavorano, gioiscono e soffrono. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per i governanti, perché nelle loro decisioni sentano forte l'esempio di Maria, Madre nostra, evitino il ricorso alle guerre e promuovano il progresso nella giustizia e nella pace. Preghiamo.
Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per tutti noi qui presenti, espressione di tante parrocchie, gruppi e associazioni, perché attraverso un'autentica devozione a Maria Santissima possiamo sperimentare lo stile della convivialità, del dialogo e del progettare insieme, così da essere segno per tutti coloro che incontriamo nelle realtà che viviamo. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Quest'oggi, dopo i due giorni nei quali ci sono state le consultazioni elettorali per Catania e per molte città, compresa il Basso, Valscalucia, della nostra diocesi, Maletto, molto probabilmente ne sto dimenticando altre, Camporotondo, Etneo, Biancavilla, preghiamo per coloro che sono stati eletti. Hanno bisogno del sostegno della nostra preghiera, perché il peso che portano è un peso notevole, quello della cura del bene comune. E la liturgia del Giovedì Santo, del Venerdì Santo, ci insegna a pregare per i governanti. Preghiamo per loro. Preghiamo perché siano forti, abbiano una visione ampia, sappiano fare delle scelte audaci, sappiano resistere alle tentazioni. Che il Signore benedica il loro cammino per il bene delle nostre città. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. O Dio di amore, che hai costituito Maria madre di Cristo e madre della Chiesa, concedi a noi, che la invochiamo con fiducia, di essere liberati dai mali che ci affliggono e di incontrare te, eterna carità, per Cristo nostro Signore. La vita, voi siete tra il cielo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo, nella memoria della Beata Vergine di Montpilieri, per questo santo sacrificio, nel quale partecipiamo alla mensa del nostro Redentore, appaga il desiderio dei cuori che sono alla ricerca del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per l'opera della salvezza compiuta da Cristo, di cui hai reso cooperatrice la Vergine Maria, immagine della Chiesa. La corruzione del peccato non la segnò nella sua immacolata concezione. Il tuo spirito la serbò Vergine nella sua maternità divina e la consacrò madre della Chiesa nascente, segno e primizia della nuova creazione. Colmata dal fuoco dello Spirito Santo, ella seguì la via tracciata dal Figlio. Lo stesso Spirito comunica i suoi doni a quanti come lei osservano la parola di Gesù, per giungere attraverso l'ora oscura della croce alla nuova luce pasquale. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mi
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. La pace sia con te. La pace sia con te. La pace sia con te. Pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Destra guardando l'altare. Le ostie senza glutine, ecco, sotto la scalinata a destra di chi guarda l'altare. Sei l'agnello immolato, nel cui sangue la salvezza, memoriale della vera Pasqua. Nel deserto,
Le ostie senza glutine vengono distribuite ancora sotto la gradinata a destra di chi guarda l'altare. Le ostie senza glutine. Il tuo corpo è il tempio della lode della stato, tu l'hai generata, nel tuo sangue l'hai redenta, pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il lascerà, so che da ogni male tu
grande, Figlio Salvatore, noi speriamo in te. Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. Mia vita, altro io non ho, tu sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando tu vorrai, non avrò paura, sai. Se tu sei con me, io ti prego, resta con me. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Padre, ci ha comunicato la compassione del tuo Figlio per la nostra debolezza. Il suo amore, per intercessione sull'esempio di Maria Vergine, apra i nostri cuori e le nostre menti a riconoscere nei fratelli l'irradiazione del tuo volto di gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Confessati, comunicati, abbiamo pregato per il Papa, oggi in quest'anno giubilare che la Santa Sede, la Penitenzieria Apostolica, ha concesso per il centenario del Santuario della Madonna della Sciara, possiamo lucrare l'indulgenza applicabile anche ai nostri cari defunti. E preghiamo con la preghiera dell'anno giubilare. Prima di farlo, rinnovo i ringraziamenti. Questo è un momento importante, la chiusura dell'anno pastorale. E l'anno prossimo ci dovranno essere tutti i parroci e tutte le parrocchie con chiese chiuse. Forse questo non è chiaro, perché se si cammina insieme, si cammina insieme. E non dobbiamo fare quella che in siciliano si chiama a bella comparsa, ma siamo presenti e dobbiamo essere presenti. Le belle comparse non piacciono al Signore, piacciono le giare piene fino all'orlo, nel quale c'è il sacrificio di tutti, del vostro vescovo che consuma le scarpe quando viene nelle vostre parrocchie e di voi che le dovete consumare quando siete chiamati a
non dal vescovo, perché il vescovo è solo rappresentante del successore, è solo un successore degli apostoli, rappresentante di Cristo. Senza la comunione non c'è missione. Se non abbiamo chiara la missione, abbiamo perso e la stiamo perdendo il senso della comunione. E poi il giorno 27, possiamo dire in un momento particolare, il 27 agosto, nella celebrazione domenicale, avremo l'onore di avere in mezzo a noi il Cardinal Matteo Zuppi. Saranno invitate tutte le autorità, saranno invitati i sacerdoti che potranno della vicaria. Viene a celebrare l'Eucarestia il presidente della CEI, ci onora con la sua presenza e ci fa sentire più unito a tutta la Chiesa italiana. Ora diciamo insieme la preghiera per l'anno giubilare, poi canteremo il Magnificat per ringraziare il Signore per tutti i benefici che ci ha dato quest'anno nella nostra debolezza, il Magnificat, e poi, mentre l'assemblea si scioglie, io andrò ad accendere la lampada davanti al simulacro della Madonna di Montpileri. Rallegrati, o Maria, ecco le generazioni ti proclamano beata, perché hai creduto, perché sotto la croce di tuo figlio hai detto il tuo eccomi e sei diventata madre della Chiesa, perché i tuoi figli ti guardano e si sentono semplicemente rassicurati dalla tua presenza, dalla tua protezione, dalla tua incessante preghiera per la pace nel mondo. Rallegrati, Maria, perché le genti dell'Etna, più volte colpite dagli sconvolgimenti della natura e da tutto ciò che ha mortificato il desiderio di vivere e la giustizia, hanno sempre guardato a te come la fonte viva della loro speranza e mai si sono rassegnate. Donaci la gioia di credere che nulla è impossibile a Dio, e così fioriscano le vocazioni che richiedono semplicemente amore e fiducia nei progetti di Dio, quelle matrimoniali, presbiterali e religiose. Donaci la gioia della speranza, che contagi chi è malato e chi è chiuso in se stesso, chi è stanco delle cattiverie che albergano nel cuore di tanti uomini, chi non sa intravedere un futuro sereno. Sì, la speranza dei giovani, perché di questa virtù contagino il mondo, perché sentano di avere un cuore che batte per loro. Donaci di far gioire il nostro prossimo della carità che prende la forma della compassione verso i poveri, della cura degli anziani, della responsabilità familiare, della carità politica. Rallegrati e fa che la gioia del Vangelo sia sempre una lampada che illumina il nostro cammino fino al giorno in cui, nell'ora della nostra morte, giungeremo alla sorgente e al compimento di ogni gioia, il tuo Figlio Gesù, nostro Salvatore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'anima mia magnifica il Signore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio
ringrazio per la loro presenza Monsignor Cristina, Monsignor Pappalardo e il Padre Abate. In modo particolare facciamo gli auguri a Monsignor Cristina che il 17 scorso ha celebrato 53 anni di sacerdozio e Monsignor Pappalardo che ha celebrato 50 anni di sacerdozio. 55. 25 di episcopato e sarà con noi sacerdoti durante il ritiro del giorno 20. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. O Maria di Montpilieri, per noi prega il buon Gesù. Maria di Montpilieri, per noi prega il buon Gesù. A te veniamo, Vergine, di questo suol regina, e a te gridiamo supplici, Madre di Dio pietà. Questo di Montpilieri.